Siamo davanti alla sede dell'AMIA. Oggi il Tribunale di Palermo ha dichiarato il fallimento dell'azienda e siamo venuti a sentire i dipendenti per sapere cosa ne pensano. E non lo sappiamo. Aspettiamo notizie sia da Tribunale, sia da Sindaco e poi si vedrà. Avete paura per il vostro posto di lavoro? Io personalmente no. Cioè, io sono, diciamo, quasi in pensione. Mi dispiace per i miei colleghi, questo sì. L'AMIA è in fallimento, adesso cosa succede? Ah, non lo so, sta a vedere poi, non lo so, guardi. Ha paura per il suo posto di lavoro? Certo, penso che chiunque abbia paura. Dopo tanti anni di lavoro poi una si ritrova proprio in mezzo alla strada. Ma speriamo bene invece. Dobbiamo cercare di recuperare tutto quello che c'è da recuperare. Dobbiamo scendere in campo per fare battaglia perché abbiamo famiglie, figli e nipoti, io sono anche nonno. Insomma, dobbiamo combattere. Lei ha paura per il suo posto di lavoro? Certo, ci mancherebbe altro. Con tutto quello che succede qua in Italia, noi non è che siamo infallibili. Potrebbe succedere anche il nostro pure fallimento. Speriamo che Dio ce la mandi buona a tutti. La mia è stata dichiarata fallita. Adesso cosa succede? Vorremmo saperlo anche noi. Siamo molto preoccupati. Non sappiamo. Siete preoccupati anche per il vostro posto di lavoro? Tutto il posto di lavoro. Soprattutto. Lei da quanti anni lavora in AMIA? 19. Ma lei ha paura per il suo posto di lavoro? Certo che ho paura, ma non da ora, da quando siamo in amministrazione straordinaria. Oggi è stato dichiarato il fallimento dell'AMIA, adesso cosa succede? Quello che succede a livello aziendale non lo so, so solamente da cittadino che, diciamo, è un'indecenza quello che stiamo vivendo ogni giorno. Sia per i nostri occhi che per gli occhi dei turisti che praticamente scendono dalle navi, arrivano qui fin Piazza Mendola e vedono questo scenario. È completamente indecente per la nostra città e per la nostra regione. Poi, le ripeto, a livello aziendale non lo so cosa accadrà e cosa può accadere. Questi, diciamo, sono discorsi che faranno gli alti vertici dell'AMIA con gli alti vertici della regione. Solamente questo vi posso dire. Non si sa da che cosa dipende tutto questo. Speriamo al più presto possibile che si possa eliminare tutta questa spazzatura che abbiamo qua in città. Lei abita in zona? No, io abito in periferia. Ma c'è da veramente da sconcertarsi. Da diversi giorni che c'è questa piazza tutta piena di immondizia. È vergognoso, veramente. Oggi l'AMIA è stata dichiarata fallita. Lei ha un esercizio commerciale qui in Piazza Mendola dove spesso ci sono problemi di immondizia. Adesso cosa accadrà? Io penso che ora peggiorerà la situazione, perché una volta che non c'è più nessuna chi si occupa della raccolta, compagnia bella, questo discorso di fare il cambio del comune, il signor sindaco si deve prendere in carico tutti i dipendenti e compagnia bella. Ora a questo punto non so quello che succederà. Con tutti questi operai che ci sono, fra l'altro, si potrebbe benissimo andare a eliminare tutta l'immondizia della città. Potrebbero benissimo lavorare senza che intaccare altri completamente. Quindi bisognerebbe vedere un pochettino quello che succederà.